Bentornati sul mio canale. Nel video tutorial di oggi andiamo a realizzare insieme un poncho molto molto bello, come vedrete è anche molto semplice da realizzare, richiede un paio di giorni di lavoro perché ci sono due quarti da realizzare, due metà da realizzare e poi da assemblare insieme, ma vedrete che non solo è semplice ma con pochi accorgimenti anche adattabile a varie misure. Io per questo filato, per questo progetto ho scelto questo filato che ha uno spessore non troppo importante, neanche troppo sottile, si chiama Edit ed ha un 60% di pura lana vergine, quindi è un materiale leggero ma caldo. Sicuramente ho scelto una lana leggermente sfumata perché è un progetto questo che, essendo comunque abbastanza sportivo, è molto bello da lavorare come multicolor, quindi o alternando delle righe, vedete anche i rimasugli di lana che avete, insomma è bello secondo me lavorato a fasce, a righe, inserendo tanti colori, o magari utilizzando come nel mio caso una lana sfumata che lavora un po' per noi e non ci complica troppo la vita. Per questa metà che ho già realizzato sono andati via 4 gomitoli di questo filato, quindi ne dobbiamo calcolare almeno altri 4 per la seconda metà e poi almeno un altro per le rifiniture, parlando di una misura per adulti. Diversamente calcolate un paio di gomitoli in meno invece per le misure più piccoline. A questo punto cosa facciamo? Sperando che la messa a fuoco sia corretta, andiamo ad eseguire una catenella di 4 maglie. A questo punto cosa faccio? Io ho 4 maglie, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella prima, faccio una maglia alta, faccio un'altra maglia alta, quindi ho un totale di 3 maglie alte all'interno di questa sorta di anello magico, che poi non è un anello magico. A questo punto vado ad eseguire 3 catenelle, quindi ho fatto la punta, d'accordo? Giro il lavoro e nello stesso punto dove è partita la catenella vado ad eseguire altre 2 maglie, quindi faccio nuovamente 3 maglie. Questi sono gli aumenti che faremo praticamente per tutta l'altezza del nostro poncho, che daranno questa forma particolare al nostro modello. Salto questo punto, vado in quello successivo e vado a lavorare nuovamente. Scusate, faccio 3 catenelle, adesso mi dimenticavo le catenelle. Quindi fatte queste 3 maglie, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e poi nell'ultimo punto andiamo a lavorare, no? Quindi saltiamo questo qui, noi abbiamo 3 maglie sulla base, no? Sulla prima abbiamo fatto queste 3 maglie, la seconda la saltiamo, entriamo nella terza, lavoriamo nuovamente 3 maglie alte. Questo è uno schema, in realtà proprio per uno scialle che noi poi trasformiamo in un poncho. Quindi vedete, abbiamo 3 maglie. E su, facciamo 3 catenelle e facciamo altre 2 maglie nella stessa catenella di partenza, 3 catenelle di separazione, altre 3 maglie nello stesso punto. Faccio nuovamente 3 catenelle, giro il lavoro, dove parte la prima catenella, quindi dove praticamente abbiamo, vedete, dove abbiamo la partenza di queste 3 catenelle, in questa maglia lavoriamo le altre 2 maglie alte, quindi questo è un aumento, no? Perché se no dovremmo passare direttamente al punto successivo. Faccio 3 catenelle di nuovo, nello spazio lavoro le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, faccio nuovamente 3 catenelle. E nell'ultimo punto, questo qui, vado a lavorare nuovamente 3 maglie alte. Uno, due, allungate leggermente il punto, magari se riuscite, vedete quando tiro me lo porto un po' più in su. Di nuovo 3 catenelle e giro il lavoro, vedete? È un triangolo che via via si allarga. Giro il lavoro, ripunto il mio uncinetto, rifaccio quello che ho appena fatto, quindi vado a rientrare sulla base delle 3 catenelle, vado a rifare nuovamente altre 2 maglie alte e quindi il nostro primo aumento è fatto. Vedete? Sempre sulla base delle 3 catenelle si vanno a lavorare anche le altre 2 maglie. Poi vado a fare le catenelle di separazione. Entro nel foro e vado a lavorare le 3 maglie, quindi è un continuo di vuoti pieni, è una sorta di punto granny anche questo. Faccio 3 catenelle di separazione,
Nello spazio, vedete che ho qui, lavoro nuovamente 3 maglie alte. Una, due e tre maglie alte. Faccio nuovamente 3 catenelle di separazione. Nell'ultimo punto la vado a lavorare nuovamente 3 maglie alte, quindi è un lavoro molto ripetitivo che non cambia per nulla perché si fa sempre nello stesso modo, quindi via via di giro in giro avrete uno spazio in più, vedete? Qui ho lavorato un punto di separazione, un gruppo di 3 maglie, quindi ho 2, poi ne avrò 3, 4 e 5, quindi quello che rimane costante è l'aumento che va fatto a inizio e fine giro. 40 giri più tardi, questo è quello che otteniamo, quindi un grande triangolo che come vedete non riesce proprio a stare dentro l'inquadratura. Questa è la parte che va sulle braccia insieme all'altro spigolo, mentre questa è la parte centrale che finisce a punta. Ovviamente adesso è abbastanza contratto ancora, però poi vedrete che una volta indossato si allenta e si allunga anche leggermente. Per questo motivo non abbiamo neanche utilizzato un uncinetto molto grande. A questo punto, con 40 giri, otteniamo una misura piuttosto importante perché nel mio caso mi arriva quasi da polso a polso la misura della parte lunga di questo triangolo. Come vedete, la parte interna tende a girare per effetto degli aumenti che abbiamo fatto sia a destra che a sinistra e agevolano diciamo il disegno della manica, creando un corpo unico tra la manica e la parte anteriore e posteriore. Ovviamente adesso dobbiamo andare a costruire, vedete, la trama è anche abbastanza aperta, però si vede poco ovviamente perché indossato poi vedrete che cambia la forma. A questo punto noi non possiamo più andare avanti soltanto crescendo perché avremo una forma così a punta e quindi creare poi da qui una manica risulta difficile. A questo punto dobbiamo andare dritto, quindi dobbiamo smettere di fare gli aumenti e creare 10 giri in altezza senza l'aumento di lato affinché questo lato si raddrizzi e abbinando poi la seconda metà che andremo a realizzare, andremo a creare direttamente lo spazio per il polsino o comunque per un polsino alto, corto, a seconda anche di come abbiamo fatto questa parte. Per cui a me sono bastati 40 giri, poi a seconda dei cambiamenti che effettuerete a livello di lana, di uncinetto, eccetera, il numero di queste maglie può diminuire. È chiaro che se stiamo facendo il poncio per una bambina non serviranno 40 maglie, così come per una taglia più importante ne potrebbero servire diverse in più. Allora, riprendiamo il nostro lavoro. Questo è l'ultimo aumento che abbiamo fatto corrispondente al 40° giro. Ripunto l'uncinetto, faccio sempre e comunque le mie 3 catenelle che vanno a sostituire la mia prima maglia alta e poi, invece di lavorare come ho fatto fino ad adesso, altre 2 maglie alte nello stesso punto, vado direttamente nel punto seguente. Quindi questa prima catenella va a sostituire, questa va a rappresentare la maglia alta che c'è sotto. Vado a fare la seconda. Vado a fare la terza, quindi lavoro praticamente 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti. Vedete, già si raddrizza il lavoro e non va più in questa direzione. E andrò a lavorare anche 3 maglie alte all'interno dello spazio delle 3 catenelle. Se preferite non creare questa parte chiusa, ma continuare la lavorazione aperta, ne avete piena facoltà. L'importante è ricordarvi di non aumentare. Io ho realizzato questo motivo in questa maniera, poi voi avete facoltà chiaramente di cambiare. Ho eseguito innanzitutto 10 giri complessivi con gli aumenti, vi ho messo a fuoco un po' meglio, magari così si riesce a vedere tutto meglio. Ecco qua. Praticamente cosa facciamo? Vedete, questo è il mio 40° giro, questo qui, l'ultimo con la lavorazione pieno vuoto. Questo è il primo giro, quello che sto eseguendo adesso, sempre tutto a maglia alta, senza gli aumenti. Vedete che questo lato è abbastanza dritto, ok? Vedete, è proprio dritto, quindi perde quella forma triangolare. Ho eseguito quindi 3 giri a maglia alta, ho rifatto 2 giri con il motivo precedente, sempre senza lavorare gli aumenti, e poi ho proseguito a maglia alta per una decina di giri all'incirca. Nonostante tutti i miei sforzi di far entrare questo poncio immenso all'interno dell'inquadratura, è pressoché impossibile, quindi ne vediamo soltanto una porzione. E questa è la punta, praticamente la parte anteriore e posteriore, quindi che va indossata in avanti e indietro, e questa è tutta la zona che poi gira verso le maniche.
Il discorso degli aumenti che vi facevo dona questa forma, che quindi crea un tutt'uno tra la parte anteriore e posteriore, che costruiscono insieme al tutto anche la manica. Per quanto riguarda poi l'esecuzione del lavoro, ultimati i due pannelli, quindi noi abbiamo fatto all'incirca una cinquantina di giri, ma in base al numero di giri cambia la misura, perché via via che allarghiamo, ovviamente il lavoro si allunga nella parte superiore, quindi noi dobbiamo fare in modo, appoggiandolo al nostro corpo chiaramente, di vedere dove arrivano le punte di questo poncio, perché io, per esempio, nel mio caso io l'ho fatto un filino più lungo, perché diciamo è per una persona più alta di me, quindi ovviamente l'ho fatta più lunga. Se io li dovessi indossare, per farvi vedere come va, a me va lungo di maniche ovviamente, per cui diciamo questo modello è per una persona che si alza almeno 1,70 m, perché insomma ha bisogno di braccia un po' più lunghe. Io sono un po' più bassina, quindi ovviamente avrei dovuto fare qualche giro in meno se l'avessi lasciato per me, perché poi costruendo anche questa parte ovviamente vado a creare ancora comunque dei giri, quindi a me per esempio questo modello tanto di qui va bene un po' a tutti. La differenza la faremo quando andremo a fare la cucitura sul lato, no? Dove ci dovremo lasciare lo spazio per il nostro busto, quindi possiamo cucire di poco, possiamo cucire molto di più, questo poi si regola persona per persona, mentre la cosa che non possiamo poi regolare è la parte relativa alle maniche, per cui se questa parte è già lunga più di tanto non l'accorciamo, quindi bisogna valutare, vi appoggiate il triangolo a corpo, vi deve arrivare più o meno qui il triangolo da una parte all'altra, in modo che poi tra i giri di aumento e tutto abbiamo la possibilità di fare anche un minimo di polsino. Nel mio caso il polsino io non l'ho fatto, perché ho semplicemente cucito le parti, vedete, ho semplicemente fatto la cucitura sotto e ho rifatto un giro di punto basso, tra l'altro facendo anche qualche riduzione in modo da stringere e renderlo più conforme a quello che dovrebbe essere, diciamo, un polsino. Se invece vi piaceva l'idea di aggiungere il polsino, dobbiamo comunque creare meno giri. La stessa cosa vale per la manica, che è una manica, come vedete, molto abbondante, perché questa scende, cioè se questo è il polso, voi guardate il mio braccio, è proprio abbondante. Questo è il modello che è fatto così. Se lo preferite meno ampia questa manica, allora andiamo a fare meno giri sopra. Noi abbiamo fatto 10 giri, ne facciamo due di meno, quindi quando lo andiamo ad assemblare abbiamo 4 giri in meno rispetto a quelli attuali, quindi sarà leggermente più stretta su tutta quanta la fascia, tanto la manica comunque la ricaviamo dall'unione di queste due parti, quindi il problema di fare due giri in meno non c'è. Quindi vi do questo paio di suggerimenti, perché se fate il numero di giri che ho fatto io probabilmente vi viene molto abbondante e quindi poi magari vi fa fatica a indossarlo. Quindi l'importante è capire che questo triangolo va accostato al corpo e deve arrivare più o meno qui da una parte e l'altra. Dopodiché tra i giri per le maniche e tutto vedrete che poi calzerà alla perfezione. Per quanto riguarda le cuciture, ci sono diverse cuciture da fare. Qualcuna io l'ho fatta per potervi far vedere realmente poi come viene letto questo prodotto, questo articolo. Allora, una prima cucitura io l'ho eseguita qui. Vedete, questo è lo spazio che ho lasciato per l'indosso. Ho fatto la cucitura qui e sono salita verso il polso. Automaticamente ho poi fatto tutta la parte della spalla, lasciando lo scavo per, vedete, qui per la testa. Quindi c'è da fare una cucitura a punto basso o con ago e filo, come preferite, per la parte superiore e per la parte inferiore. Vi dico io poi in centimetri quanto ho lasciato. Per quanto riguarda la parte relativa alla testa, io ho lasciato all'incirca 26 centimetri, quindi insomma la testa così ci passa agevolmente. Per quanto riguarda invece la parte inferiore, vedete, ho cucito da qui a qui per una trentina di centimetri all'incirca e 30 centimetri ho lasciato sotto, quindi più o meno a metà. Allora, una volta eseguite tutte le nostre cuciture, andiamo a riprendere la zona del collo, questa qui, dove abbiamo lasciato appunto tra le cuciture lo spazio per il collo. Io ho preso la metà, quindi in base allo spazio che voi avete lasciato, centimetro alla mano oppure contando i punti, andiamo a prendere esattamente la metà,
Io l'ho segnata in questo modo. Riprendo il mio filo sull'uncinetto, vado a ripuntare l'uncinetto nella maglia che ho individuato e vado a rifare tutto intorno un giro di punto basso, di punto alto. Quindi vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, una e due catenelle, e poi vado ad eseguire in ogni punto un punto alto, semplicemente in ogni punto disponibile, quindi giro intorno al collo in questa maniera, ritornando dove mi trovo in questo momento. Rifatto tutto quanto il giro, quindi qui ho fatto la prima maglia, ho girato tutto intorno e sono riarrivata al punto di origine. Vado a chiudere con un punto bassissimo, vedete qui c'è il filo di inizio lavoro, vado a chiudere con un punto bassissimo e ho rifatto, diciamo così, un giro intorno al collo per rifinirlo un po' di più. A questo punto parte proprio l'esecuzione del cappuccio, eventualmente avete facoltà di fare anche un secondo giro. Faccio 3 catenelle e ricomincio a lavorare un punto alto su ogni punto alto disponibile. La differenza da questo momento in poi sarà che non chiuderemo i giri, quindi io vado a rifare un punto alto su ogni punto alto, poi quando sono arrivata praticamente qui eseguo comunque l'ultimo punto alto, vedete? Qui è dove ho ricominciato, qui andrò a fare l'ultimo punto, invece di chiudere con un punto bassissimo faccio le mie catenelle e torno indietro lasciando questa apertura che andrò a creare, quindi a lasciare per tutto lo spazio, quindi non è altro che un rettangolo praticamente che noi adesso facciamo partendo proprio dal centro del collo. Tornando indietro, vedete, io ho fatto l'ultimo punto, adesso dovrei chiudere qui con un punto bassissimo e invece non lo faccio. Mi tengo l'uncinetto dove mi trovo, eseguo 3 catenelle e giro semplicemente il lavoro. Girando il lavoro, quindi girando praticamente tutto il poncio, vado a rifare il giro di punto basso, di punto alto, scusatemi, tutto intorno, come ho fatto fino ad adesso. Quindi smetto praticamente di chiudere i miei giri e quindi continuo a fare dei giri di andata e ritorno. Arrivo qui dove quindi dovrò, vedete, fare l'ultima maglia, eseguirò 3 catenelle e tornerò nuovamente indietro fino a qui. All'ultimo punto faccio 3 catenelle e torno indietro, quindi faccio questo lavoro, andata e ritorno, andata e ritorno. Allora, con 27 giri di punto alto siamo riusciti a realizzare anche il cappuccio. Come potete vedere siamo ripartiti qui dove c'è ancora il filo di inizio lavoro, abbiamo fatto una riga di punto alto tutto intorno e poi abbiamo lasciato praticamente, non abbiamo lasciato nessun punto, abbiamo ricominciato il lavoro, siamo arrivati fin qui, invece di chiudere a punto bassissimo abbiamo rifatto le 3 catenelle e siamo tornati indietro. In questo modo si realizza praticamente un rettangolo che parte da qui, non avendo chiuso nel primo giro ovviamente rimane bello aperto, e ho salito per circa 27 giri. Una volta arrivata all'altezza desiderata andiamo ad eseguire una cucitura interna, vedete c'è ancora il filo a dimostrazione, andiamo a realizzare una cucitura interna a punto basso che poi ovviamente il filo lo andiamo a fermare e il nostro cappuccio è realizzato. Come sempre io mi auguro di aver risposto alle vostre richieste, perché questo è ancora un altro elemento spuntato della lista dei desideri che trovate sul mondo delle fate, dove vi prego di continuare a lasciare lì tutte le vostre indicazioni, perché se no sono tutte sparpagliate e non le trovo. A volte mi scrivete sotto dei link, a volte sotto altri messaggi, quindi insomma poter recuperare le informazioni qua e là mi diventa veramente un'impresa, per cui ho fissato in alto un post nel mondo delle fate dove vi invito proprio a lasciare lì le vostre indicazioni su quello che avrete voglia di vedere da me, quindi tutorial o quello che insomma più vi piace, e mettetemi anche le foto, mettetemi schemi, insomma tutto quello che vi pare affinché io capisca di cosa abbiate bisogno, così via via spuntiamo insieme questa lista e portiamo avanti il nostro progetto insieme. Grazie per aver seguito il mio tutorial e a presto.